Grazie a tutti, ma un grande applauso intanto a chi lavora in cucina, a tutti i militanti per questa festa. Ma io cerco di parlare delle cose che leggiamo sui giornali, cioè per ragionare insieme a voi su che cosa sta succedendo, perché questa storia di Fini, si sente parlare di governo tecnico, di governo di larghe intese, di elezioni, e bisogna capire che dietro c'è una manovra precisa, che è quella di fermare l'azione di questo governo, che ha nella Lega un elemento fondamentale che sta facendo una serie di cose. E i nemici di questo governo sono i soliti che vivono di assistenzialismo e di clientelismo al sud, è la mafia, quella con la M maiuscola, che bisogna chiamare col suo nome, e poi sono alcuni grandi poteri economici a cui la Lega sta dando fastidio, perché la Lega difende i piccoli, difende i lavoratori e difende le aziende del nord, non certo queste grandi multinazionali. Ma vediamo perché. Allora, sull'assistenzialismo, noi abbiamo sempre detto che i nostri soldi vanno a Roma, non tornano indietro. Uno dei modi per spenderli e per tenere sotto controllo i voti del sud sono le classiche pensioni false di invalidità. Pensioni di invalidità che sono enormi. Un'organizzazione, l'OCSE, un'organizzazione internazionale, ha stimato in 12 miliardi di euro all'anno la spesa per pensioni false di invalidità. Cioè, siccome la finanziaria che abbiamo fatto è in 3 anni 24 miliardi, quindi capite voi che semplicemente in 3 anni sarebbe già un 50% in più dell'ultima finanziaria. Solo le pensioni false. Questo governo nel 2009, per la prima volta nella storia della Repubblica, ha tagliato 80.000 pensioni false di invalidità. 80.000! Tutta la città di Busto Arsizio, per dire, che viveva gratis sulle nostre spalle e adesso vanno a lavorare nel 2009. Nel 2010 abbiamo fatto una serie di controlli, abbiamo l'obiettivo di arrivare ad altre 200.000 pensioni false di invalidità da tagliare, che non vengono più date. Quando parlo di pensione falsa di invalidità, parlo di gente che è sanissima, che mediamente risiede in Campania e in Calabria e che ruba, perché si parla di questo, soldi dei nostri pensionati, della gente che ha lavorato tutta la vita e che prende meno pensione perché c'è da pagare quella pensione lì. E ovviamente questo governo dà fastidio. Quei 280.000 lì che devono tornare a lavorare non è che sono contenti. E questi qui sono i primi. La mafia, avete visto, qui c'è il sindaco di Nonate Ceppino, ha inaugurato un asilo che è frutto di uno dei sequestri di beni ai mafiosi che sta facendo Maroni. Ha sequestrato a una sola famiglia della mafia 1,5 miliardi settimana scorsa. 1,5 miliardi di euro. 3.000 miliardi di vecchie lire. È gente che se può lo fa saltare in aria Maroni. E questo dà fastidio. Ha arrestato 27 su 30 dei principali latitanti che oggi sono in galera. E diciamo che la mafia dà fastidio, poi c'è sicuramente qualche politico che è anche mezzo mafioso e si mette assieme, perché poi le pensioni di invalidità le danno sempre loro, no? Quindi l'assistenzialismo, chi vive di assistenzialismo, i mafiosi e poi anche qualche grande produttore. Abbiamo approvato una legge sul tessile, per esempio, sto facendo solo degli esempi ma è per far capire, abbiamo approvato una legge sul tessile che dice una cosa banale, e cioè che se noi compriamo un capo che è fatto in Cina ci deve essere scritto made in Cina. Noi oggi andiamo al mercato e c'è scritto made in Italy, oppure c'è scritto made in France, o c'è scritto qualsiasi cosa, perché uno può scrivere praticamente quello che vuole. Noi abbiamo detto, no, se tu produci in Cina scrivi che produci in Cina. Solo questo fatto potrebbe farci recuperare un 10% della produzione tessile persa negli ultimi 20 anni. 10%. Fatto, abbiamo perso il 90%, lo diamo per perso, ma se noi riuscissimo a recuperare il 3% della produzione tessile, il 3, non il 30, non un terzo, il 3%, noi esauriremmo la cassa integrazione che oggi abbiamo in tutto il paese. Questo vuol dire che riparte l'economia, che ci sono investimenti, che c'è un sentimento positivo, potrebbero aumentare anche le pensioni. Il 3%, ecco, queste persone a chi diamo fastidio? Questa legge dà fastidio a quelli che hanno delocalizzato, agli amici di Prodi che hanno aperto le fabbriche in Turchia, in Cina, in India. Noi stiamo dando fastidio a questi signori qui e che scrivono, magari parliamo di alimentare, no, io non faccio il nome perché, però lo capite tutti, anche nell'alimentare c'è una legge voluta da Zaia che è stata fermata in Parlamento ed è ferma di nuovo, e noi continuiamo a combattere e prima o poi la portiamo a casa, perché adesso ritorna in aula tra qualche settimana e ce la faremo ad approvarla. Questa legge dice che sui prodotti alimentari ci deve essere scritto dove sono stati fatti. Allora, se uno fa la pubblicità, la casa degli italiani,
italiani, ovunque nel mondo, e il grano lo compra in Romania, lo deve scrivere, perché questo succede. Qualcuno l'ha detto. Ecco, chi fa la pubblicità così e compra il grano in Romania fa degli enormi danni alla nostra agricoltura, perché noi avevamo la Romagna, che era una dei principali da sempre nella storia del mondo produttori di grano, e oggi sono in difficoltà i nostri agricoltori. Perché? Perché la gente preferisce comprare, queste grandi multinazionali comprano all'estero. Se lo scrivono, uno ci pensa su due volte prima di comprare un prodotto con scritto grano fatto in Romania invece grano comprato in Romagna. È molto diverso. Allora, sono tutti provvedimenti, magari diciamo di secondo piano, che non certo non toccano le prime pagine dei giornali, ma che danno molto fastidio a certe multinazionali. E allora anche qui una serie di interessi contro questo governo, che sta facendo bene, sta facendo cose che non ha mai fatto nessuno in tutti questi anni. Abbiamo poi